finanza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze, tutte le cose. E allora avete sempre un maestro e avete sempre l'orecchio attento e il cuore pronto, significa incarnare una parola nel momento stesso in cui tu la incarni e la comprendi. Altrimenti la parola di Dio ci passa sopra la testa e non cambia. Demone è il mito dell'informazione, la definizione delle donne e dell'informazione dei sacrifici di Maria Santissima, invocando da Dio la sua paterna protezione. Di questo tuo meraviglioso disegno ci hai offerto il modello perfetto nel Verbo fatto uomo e nella sua Vergine Madre, il Cristo tuo Figlio, che si è umiliato volontariamente fino alla morte di croce. Risplende l'eterna gloria e siede alla tua destra, Re dei Re e Signore dei Signori. E colei che si è chiamata tua serva, la Vergine, da te eletta come genitrice del Redentore e vera madre dei viventi, innalzata sopra i cori degli angeli, regna gloriosa accanto al suo Figlio e prega per tutti gli uomini, avvocata di grazia e regina di misericordia. Guarda con paterna bontà, Signore, il tuo popolo, che nel porre il diadema legale all'immagine del Cristo e della Madre sua, riconosce il Signore Gesù Re dell'Universo e acclama Regina la Vergine Maria. Concedi, Padre, che seguendo il tuo esempio, anche noi ci consacriamo al tuo servizio e ci rendiamo disponibili l'un l'altro nella carità. Così nella vittoria sull'egoismo e nel dono senza riserve adempiremo la tua legge e condurremo a te i nostri fratelli. Fa che siamo lieti di vivere umili e poveri in terra, per raggiungere un giorno la gloria del cielo, dove tu stesso darai la corona della vita ai tuoi servi fedeli. Per Cristo nostro Signore. Amen.
qualche momento per rendere grazie a tutti voi qui presenti. Rivolgo un saluto caloroso ai parrocchiani e ai fedeli qui presenti, all'amministrazione comunale e al sindaco dottor Fabio Violi, alle forze dell'ordine, alle autorità militari, al rappresentante della diocesi, vicario generale don Fortunato Camorrini, che presiede questa celebrazione, e ai nostri anche seminaristi che ho voluto qua questa sera accanto a noi, consacrandoli alla Madonna. Ringrazio tutti voi di essere oggi qui presenti. Questo è un giorno importante per la nostra comunità di Olivella, per la nostra parrocchia e per il comune di Sant'Elefimerami, perché siamo testimoni di due momenti che segnano la storia della nostra frazione. Prima, la realizzazione e il rifacimento nell'intervento di riqualificazione della nostra piazza Santa Maria dell'Ulivo, progettata e seguita con grande competenza e professionalità dall'architetto Micano, che oggi ci onora con la sua presenza. La benedizione e l'incoronazione che abbiamo appena svolto della nostra patrona Santa Maria dell'Ulivo. La statua lignea restaurata è tornata al suo antico splendore. Questa restaurazione è stata fortemente voluta da me con la collaborazione e il contributo dei miei parrocchiani. Colgo l'occasione per preannunciare che si svolgerà a breve convegno con la partecipazione di una studiosa della Sovrintendenza delle Belle Arti che ci illustrerà il pregio artistico e storico della nostra statua. In questa occasione verrà depositata una corona, sempre se il tempo ce lo permette, con questo tempo piovoso, presso il monumento ai caduti a ricordo delle vittime civili e militari. Un ringraziamento particolare lo rivolgo a coloro che ieri si sono prestati alla pulizia e alla sistemazione della piazza con tanta buona volontà e con tanto impegno. Elogio tutti, anche alcuni giovani della nostra parrocchia. All'Associazione Valle di Clia e a tutti coloro che hanno contribuito al buffet offerto al termine di questa manifestazione. Vi ringrazio di vero cuore a tutti. Ed ora giustamente sarebbero tanti i ringraziamenti da fare, ma non mi vorrei prolungare più di tanto perché so che il tempo è tiranno. Però ecco, voglio ringraziare almeno quelle persone che vanno ringraziate con serietà, perché veramente hanno dato il meglio di loro stesse e hanno fatto bene per la nostra comunità parrocchiale. Per la buona riuscita del restauro della nostra Madonnina è giusto elencare le persone che ci sono impegnate offrendo il loro contributo. Come ho detto all'inizio, l'architetto Picano, Serra Roberto, che ha realizzato ed offerto la base per il trasporto della statua della Madonna nelle processioni, Laboratorio Orafo, Arte Orafa di Cassino di Pacitti Biagio, dove le corone sono state restaurate e donate, appunto, ribagnate nell'oro. Carinci Berardino per la tinteggiatura della reggiera della statua. Gruppo Floricolo Messario e Vacca per gli addobbi floreali. Il Comitato Corale Santa Maria dell'Ulivo per aver presieduto con eccellenza la raccolta fondi con la collaborazione di Rossi Giovanna. Fragnoli Giovanna per la raccolta di fondi a Detroit, anche all'estero abbiamo avuto delle offerte. Pagliari Maria Domenica per la raccolta fondi in California. Serra Mirko per la raccolta fondi in Francia. Per il rinfresco si ringrazia la Valle di Clia e tutte le persone che hanno contribuito per la buona riuscita. Ringraziamo, come ho fatto anche prima, le autorità, l'amministrazione comunale e tutte le associazioni in congedo intervenute qui. Si ringraziano anche tutti coloro che hanno dato una grande mano per la sistemazione della piazza,
non andando nello specifico dei nomi per non dimenticare nessuno. E lasciamolo per ultimo e con grazie di cuore a Carigi Simone, ringraziandolo sia come assessore per quanto ha contribuito a questa grande manifestazione, ma soprattutto come nostro parrocchiano, perché è nato e cresciuto in questa comunità, con la sua tenacia e la voglia di fare, la sua tanta buona volontà, mantiene alto, superando ostacoli e difficoltà, l'orgoglio di appartenere a questa meravigliosa comunità dell'Univella. Grazie a tutti. Allora, la preghiera di benedizione. Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, per tuo dono è germogliata in Cristo la libertà dei tuoi figli. Nei solchi della pazienza, del sacrificio, tu vuoi che gli uomini del nostro tempo mettano al centro della vita familiare e sociale il comando, era ora, Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, per tuo dono è germogliata in Cristo la libertà dei tuoi figli. Nei solchi della pazienza e del sacrificio, tu vuoi che gli uomini nel nostro tempo mettano al centro della vita familiare e sociale il comandamento dell'amore e doni loro il tuo spirito, perché liberi da ogni forma di oppressione, costruiscano per le generazioni presenti e future un modello nuovo, giusto e fraterno di abitare la terra. A te gloria nei secoli. Amen. Benedici questa nuova piazza nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Anche la pioggia benedica questa nostra piazza, senza usare l'acqua santa. Thank you.
Per i nostri caduti, l'eterno riposo, dona loro Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Per tutti i nostri caduti civili e militari, ripetiamo tutti insieme, l'eterno riposo, dona loro Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Poi passa su, poi gli aiuta un po' perché ci passa su. Grazie per essere qui con me tutti oggi a celebrare solennemente questa giornata molto sentita per la comunità di Olivella. In questo 2013 questa giornata assume un aspetto particolare, visto che coincide con un periodo di crisi economica, politica e soprattutto sociale, con la quale proprio una manifestazione come questa, che sottolinea da una parte l'importanza della memoria e del ricordo di coloro che sono caduti vittime delle atrocità della guerra, e dall'altra il tempo che avanza e l'impegno di un'amministrazione che con forza rivendica l'importanza delle piazze quali centri di aggregazione per eccellenza di un paese. Appunto per questo pare particolarmente significativa la giornata di oggi.
È un momento storico per la nostra comunità civile perché lo livella, grazie a quest'opera di riqualificazione, ha finalmente uno spazio fisico dedicato esclusivamente ad una piazza, luogo simbolo della socialità e dell'unione tra le varie zone di un paese. La piazza, come luogo fondamentale dell'incontro, centro vitale dove si riflette l'identità e il senso di appartenenza di un paese in cui svolgiamo le manifestazioni quotidiane della nostra vita, dove talvolta condividiamo gioie e dolori. Non quindi un luogo indefinito oppure un anonimo parcheggio per le auto in sosta. La speranza, pertanto, è che questa piazza possa diventare per noi un luogo dove realizzare insieme ciò che serve al bene comune della nostra nazione e condividere i valori in cui credere fermamente e contribuire nel nostro piccolo a superare, se non la crisi economica, almeno quella morale e sociale. Benvenuti quindi a casa vostra, perché questa è la piazza di tutti. E la vostra presenza ci dice che gli sforzi fatti in questi anni non sono stati vani. E ringrazio per questo personalmente l'amministrazione comunale, di cui mi onoro di far parte, nella persona del sindaco, dottor Fabio Violi, dei colleghi assessori e consiglieri. Grazie perché oggi, con un pizzico di presunzione, vi permetto di dire che Olivella, oltre ad avere, a detta di molti, la chiesa più bella di Santeria, ha anche la piazza più bella di Santeria. E di questo ringrazio l'architetto Picano. Proprio in questo giorno il pensiero non può non andare dinanzi al monumento ai caduti, ai nostri concittadini civili che giustamente sono morti a causa dell'atrocità della guerra e militari che con il sangue hanno sacrificato la propria vita sui campi di battaglia per permettere a noi e alle future generazioni di vivere in un paese libero e in pace. Come tutte le vere tragedie, anche oggi, dopo quasi 70 anni, il tempo non riesce ad attenuare il senso di disperazione che coglie i nostri anziani, nel rievocare con i racconti dei testimoni le tragedie che subirono le famiglie delle nostre terre, per quello che subirono una volta perduto ogni mezzo di sostentamento, ogni punto di riferimento. Ancora oggi la memoria di quei fatti è essenziale per noi e per le future generazioni. Come ho potuto constatare personalmente anche di recente in Germania, ogni volta che esercitiamo il lavoro della memoria insieme ai reduci e ai discendenti di quei popoli che nelle nostre terre si combatterono, tutti insieme ci ritroviamo uniti perché sentiamo di credere negli stessi valori civili e morali che sono quelli di una comunità più giusta, basata sulla libertà, sul diritto e soprattutto sulla pace e sulla tolleranza. È importante per le future generazioni che hanno raccolto il frutto di quei sacrifici ricordare sempre le vicende che hanno caratterizzato l'esistenza di chi ci ha preceduto. La pace va costruita, difesa e mantenuta quotidianamente. E in quest'ottica dobbiamo lavorare tutti insieme per difendere e onorare la memoria di quanti, nella costruzione della pace di cui godiamo, hanno dato la propria vita. Da questa giornata, da questa commemorazione e da tante altre che ne seguiranno, dobbiamo rafforzare nel nostro piccolo l'impegno e il desiderio che ci sia la pace in ogni angolo della terra, a partire dalla nostra piccola Olivella. Grazie a tutti. Intanto mi associo ai saluti puntuali di Simone a tutti i partecipanti, a tutti coloro, tutte le autorità militari e religiose qui presenti. Io volevo, prima cosa, complimentarmi con la comunità di Olivella, perché in questi anni, ormai sono 9 anni che faccio il sindaco, ho avuto modo di vedere come questa chiesa, questa piazza, ma non solo l'interno, anche l'esterno, sia stato oggetto di una continua opera di sistemazione, di abbellimento, di rivalutazione completa. Penso che il restauro della Madonna dell'Oliva possa essere, l'architetto parlava del pavimento, no? Insomma, quasi la fine di un percorso che è iniziato qualche anno fa e che grazie all'impegno di molti volontari, insomma, anche all'impegno economico, diciamo, della comunità di Olivella e anche della comunità all'estero, si è voluto in qualche maniera realizzare. Per cui è una caratteristica comune alla nostra comunità questa disponibilità e probabilmente questo piacere di vedere rinascere certe cose che mi fa onore. Ci tenevo a dire. Siamo qui oggi anche per, abbiamo apposto poc'anzi un
corona, monumento dei cattolici, dove civile e militare di Olivella, è doveroso, abbiamo potuto farlo 25 aprile, poi per qualche per motivi dei propri lavori della piazza è stato rinviato. È una cosa che ormai è lontana, però bisogna ricordare che il significato di queste deposizioni è quello che la pace non è una cosa che a un certo punto che sia gratis. Bisogna ricordare che viene costruita sulle macerie del passato. Quindi ogni volta che guardiamo quel monumento dobbiamo pensare che dei nostri genitori, zii, o anche semplicemente altri cittadini di Sant'Elia hanno dato la loro vita in un momento storico particolare, ma su quella catastrofe è stata costruita un'Italia democratica che con tutto, perché nonostante tutte le sue contraddizioni a tutt'oggi ci ha assicurato 70 anni di pace. E a tale scopo bisogna anche ringraziare i nostri militari che sono all'estero in missione di pace, che sicuramente dal nostro Stato contribuiscono grandemente a mantenere la pace anche nella nostra Italia. Una terza e ultima cosa doverosa è la nuova piazza, questa piazza che non era nata sotto i migliori auspici qualche anno fa quando presentare il progetto, ci sono le polemiche, dicevano, piacere. Io penso che la piazza così come adesso, tanto la testa al toro, sono problemi, nel senso che è venuta talmente bene che è difficile pensare di poter criticare un progetto immateriale come questo. È un'opera che sicuramente resta alla comunità di Olivella, ma tutta Sant'Elia, perché sicuramente è una delle più belle piazze di Sant'Elia. Non so se perché sono più bella questa cosa. Quando sto la piazza non è la più bella. Volevo solo ricordare che è stato possibile, grazie a un finanziamento europeo, quello di cui tanto si parla oggi, perché sapete che la regione da qualche anno ormai ha chiuso i rubinetti in maniera drastica, il finanziamento europeo ottenuto attraverso il CAL, l'operazione locale di Alpito, gestito da un certo architetto Policella, che è una persona molto capace, e ci ha fatto pervenire questo finanziamento sul quale il Comune ha dovuto pagare solamente l'IVA, quindi pochi sono pochi spiccioli, e grazie al quale speriamo di poter già l'anno prossimo, perché tempo del GAL fortunatamente sono brevi, finanziamento rapido, un'opera nuova che deve essere fatta per forza in tempi brevi, vorrei sistemare anche il tratto che va dalla piazza, andiamo fino al Vigna, fino al centro al Sinaio, perché non è che un ulteriore apprendimento e sistemazione parcheggi, marciapiedi e quant'altro. Per cui niente, io mi fermo qui, è stata una serata veramente particolare, molto importante, e spero che rimanga non si vuole, ma rimane da qui. Grazie. Oggi è il giornale del discorso, però sarò brevissimo. E volevo soltanto puntualizzare una cosa sull'aspetto formale della piazza, con piacere, piacere o non piacere. Non è che si devono fare dei commenti o giustificazioni sull'architettura, poi una volta finiti i lavori camminano con le proprie gambe, se sono belli continuano ancora, se non sono meno belli. Pazienza. Io volevo soltanto però dire questo, che il progetto dopo 20 anni, ben 20 anni, è stato completato grazie all'interesse dell'amministrazione, degli assessori Pozzo e Carinci, e voglio dire che la piazza è stata realizzata così come era stata pensata, fatta eccezione del cambio di pavimento e da vecchi di porfido è stata buttata in pietra, ma questa modifica che io ho avallato pienamente, perché se non le cose stato convinto non l'avrei fatto, è stata voluta dal GAL, che praticamente pensa a tutelare l'immagine dei luoghi e i materiali dei luoghi, quindi ha voluto che la piazza fosse fatta in pietra e non in cubetti di porfido, che forse era un materiale un poco estraneo, anche se usato a piene mani in queste nostre parti. Quindi quello che voglio dire è che è stata fatta una variante prima dell'appalto in cui è stato cambiato questo materiale e non è stato un ripensamento durante l'appalto. Questo volevo precisare.
festa della comunità. Grazie a tutti, auguri a tutti.